Giordano Fioretti, ben arrivato a Pineto, in realtà è un bentornato in Abruzzo perché sei stato qui fino all'anno scorso, eri, eri a Giulianova. Ecco, come com arriva Giordano Fioretti a Pineto? Innanzitutto grazie del benvenuto, e arrivo con grande entusiasmo, con grande voglia di far bene e sì questa è la mia seconda esperienza qui in Abruzzo perché lo scorso anno ho fatto metà anno nel Giulianova. E spero insomma, di dare il mio contributo alla squadra e mettermi nelle condizioni ideali per renderla al meglio. Ecco. Per me è un'occasione importante, un'occasione per continuare quanto stavo facendo bene gli Arieti. Ecco. Che stimolo è per Giordano Fioretti? È un grande stimolo perché qui c'è una squadra insomma, con nomi importanti, con gente che ha giocato anche insomma, in piazze importanti. E sicuramente dobbiamo invertire la rotta e cercare di, di fare quanto meglio possibile ecco, perché insomma Pineto merita altro. Eh, in panchina troverai un giocatore che probabilmente hai incontrato l'anno scorso, era più forte Fioretta ad attaccare o Marco Pomante a, a marcarlo? Beh, diciamo che il Mister me ne ha date tante di legnate perché l'ho incontrato tante volte contro e anche lui sta alla prima esperienza quindi sicuramente bisogna dargli una mano e seguire quello che, che ci indica però insomma siamo nelle buone mani Il battesimo sarà di fuoco perché adesso il Pineto avrà oltre ai recuperi avrà impegni importanti con le prime della classe, non sarà semplice No assolutamente, ma anche insomma, le ultime della classe, io l'ho incontrato a Riedi è un campionato difficile, un campionato anomalo dove ci stanno svariati stop, noi dovremmo essere bravi insomma, a lavorare in settimana per poi riportarlo la domenica. Che cosa è successo a Riedi? Che era partito male, poi ha fatto una striscia di vittorie incredibili e adesso sembra essersi un attimino fermato di nuovo. Beh, diciamo che abbiamo avuto tante difficoltà lì eh, a livello insomma, anche ambientale dove... Abbiamo fatto un po' di fatica, poi siamo stati veramente dei, dei grandi a reagire, noi giocatori e staff compreso, a, a raggiungere anche il primo posto. Sulla carta è molto più forte il Pineto, però a Rieti avevamo fatto un gruppo importante, un gruppo dove ci aiutavamo l'un con l'altro, quindi abbiamo, siamo riusciti a raggiungere il primo posto, però non era quello l'obiettivo del Rieti. Insomma. Speriamo di qua di, di, di risolvere insomma, questa situazione di classifica e salire quanto prima. Adesso che sei in maglia Pineto, ci spieghi cosa si prova ad, aver, ad averlo messo in, in ulteriore ambasce? Con il tuo gol proprio in un rieti Pineto 1-0, qualche settimana fa? No, no, no. Vabbè, io sono a fine un professionista, quindi cerco di dare il meglio con la squadra in cui gioco. E vabbè, ovviamente col segno del poi mi è dispiaciuto perché poi sono venuto qua, però insomma credo che sia giusto così. E adesso, adesso sono qua e do il massimo per il Pineto.